E per Travelport abbiamo qui con noi oggi Sales Manager Nord Italia, Susanna Chiaretti. Ben arrivata, come siamo eleganti. Grazie. Complimenti. Insieme. Ragazzi, che numeri. Io è la prima volta che vedo questo filmato, ma fa paura. Cioè, se pensiamo che per raggiungere 50 milioni di utilizzatori, la radio ci ha impiegato 38 anni, la TV 13 anni, l'iPad 3 anni, mentre Facebook ha superato i 200 milioni in un anno di persone. Quindi questi sono i numeri della New Economy. Pensiamo che i dispositivi che hanno fatto download 300 milioni nel 2009, quindi, mentre 5 miliardi solo nel 2010. Cioè, Facebook e Twitter sono la terza e la sesta nazione al mondo. Ma anche voi ho visto che fate dei grandi numeri, o sbaglio? Grandi numeri, e Travelport ha sicuramente in questo periodo ultimamente cercato di migliorare e di dare sempre più prodotti. L'ultimo lanciato è SmartPoint, una nuova applicazione per il sistema di agenzia Galileo Desktop, che sicuramente combina la parte tradizionale criptica con la parte grafica point and click, velocizzando tutto quello che è il processo di prenotazione. Abbiamo ampliato il prodotto, abbiamo fatto in modo che con il mouse si possa gestire la vendita di un segmento aereo, di un hotel, di un'auto a noleggio, e potremo gestire il PNR e i profili dei clienti. Viene aggiunto a questo sistema anche un calendario interattivo che con un semplice clic del mouse evidenzia un periodo di un certe date, e si potrà così prenotare velocemente sia la parte aerea che la parte di hotel oppure car abbinata. Quindi sempre più user friendly, sempre più verso alla, diciamo, facilitare il lavoro di noi agenti di viaggio. Assolutamente. Oltretutto, altra cosa in più che è un elemento veramente, direi, innovativo, la traduzione intelligente. Praticamente permette di tradurre gli input di altri GDS nel sistema Galileo e di ottenere ovviamente la risposta. Quindi chi arriva da un altro GDS, l'operatore che magari non è ancora pratico a lavorare su Galileo, potrà tranquillamente digitare gli input, diciamo ex Amadeus o Sabre, e lavorare sul nostro sistema. Questo ovviamente comporta dei risparmi in tempo, addestramento, costi alla fine, che sono solo vantaggi per tutti voi. Bene, abbiamo parlato prima di NTV. Sappiamo che quest'anno sarete forse l'unico GDS ad avere all'interno della propria piattaforma la possibilità di cercare un aereo e un treno, quindi un treno ad alta velocità NTV. Sì. Ci dai qualche notizia? Se noi, diciamo, Travelport ultimamente ha sempre cercato di diversificare i prodotti da distribuire con il GDS, quindi non solo i segmenti. L'accordo con NTV ci ha portato ad avere, insomma, un grande passo in avanti tecnologico, e sicuramente ci inorgoglisce sapere che una società così innovativa, che è stata denominata come il treno più moderno d'Europa, abbia scelto noi per distribuire il proprio prodotto attraverso anche il nostro sistema per i nostri clienti. Per avere NTV ovviamente bisogna aver fatto il contratto con la società, ma immagino che voi lo abbiate già stipulato, e poi ci dovrà avere SmartPoint, perché SmartPoint è una piattaforma nettamente tecnologica, e ovviamente NTV, essendo di alta tecnologia, aveva bisogno di un supporto tale. E quindi è stata proprio una cosa fatta insieme, combinata, e devo dire grande successo. Maria prima ha parlato delle prossime date, e come verrà visualizzata la tratta ferroviaria all'interno dell'availability, verrà chiesto quando ci sarà ovviamente anche la tratta del treno,
verrà visualizzato il treno come una tratta aerea a tutti gli effetti, con l'orario, la stazione di partenza, di arrivo, e poi sarà appunto vendibile, saranno vendibili tutti i servizi aggiuntivi offerti sul treno. E, bene. Insomma, bene. Siamo pronti e siete spero carichi. Assolutamente. Bene. Grazie, grazie, grazie anche voi di essere venuti. Grazie. Ci sarà la foto? Wow! La foto di Natale.